Salve all'equipe e ben ritrovati in questo nuovo video. Mi dispiace innanzitutto per questo video che doveva uscire ieri, ma purtroppo per problemi di temporali che mi hanno fatto ritardare l'uscita di questo video. Spero comunque sia vi possa piacere. Ne sono venuto a capo dopo aver visto qualcosa, qualche notizia, eccetera eccetera. Volevo portare sul canale e fare il figo come prima cosa, ma purtroppo non mi è stato possibile. Mi dispiace ancora, godetevelo e beh, spero che vi possa piacere. Avete ancora una settimana di tempo per il concorso dell'account Netflix. Mi raccomando, buona visione. Oggi vi parlerò un pochino di quello che sta succedendo nel web da due settimane a questa parte. Anch'io ho fatto delle ricerche, ho visto qualcosa, qualche post, qualche immagine, qualcosa del genere, qualcosa di particolare, e vi posso garantire che ne ho davvero viste delle belle. Ma adesso vi faccio vedere subito una cosa. Vai! E mentre sotto stanno scorrendo delle immagini del mio gameplay, voglio appunto parlarvi di questi post. Ci sono state varie discussioni nel web che hanno parlato di una idea per quanto riguarda il season pass della stagione 5. Ovviamente ragazzi, vi ricordo, questi sono solo dei leaks, quindi se siano veritieri o no, beh, quello sta a noi vederlo. Ma dato che questi post sono stati fatti dalla stessa persona che ha postato gli stessi suggerimenti della stagione 4, penso che ci siano parecchie possibilità che forse è quella buona. Ma non perdiamo altro tempo, sarete sicuramente curiosi di quello di cui sto parlando. Passiamo al primo post. Pronti? Allora, avete visto la meteora che è caduta appunto sul magazzino Muffito? E dentro contiene un qualcosa, abbiamo fatto anche il video? Ebbene, lì dentro dovrebbe esserci un Leviatano. Come avevo predetto, lì dentro c'è un macchinario che tiene in vita un essere gigantesco, un essere enorme. Questo Leviatano si è schiantato su questo pianeta e vuole portare appunto qualcosa in questo gioco. Prima della fine della stagione 4 verranno aggiunte due modalità in quello che è il Battle Royale. La prima è un 50 contro 50, dove uno delle due squadre, una sola persona su 50 persone delle due squadre, quindi una persona su 100 persone, dovrà interpretare il Leviatano e tutto il resto delle persone dovranno scortarlo o a Bosco Blaterante o a Boschetto Bisunto. E adesso qui si introduce quell'altra cosa che abbiamo visto sempre in un altro video, che è appunto il bunker che si è presentato, che si è costruito, che si è manifestato, che hanno aggiunto a Boschetto Blaterante. Nella seconda modalità invece che vi sto per introdurre, entra a far parte della squadra un eroe. Insomma, un eroe da una parte, un eroe da un'altra, 50 contro 50 e due supereroi che si fanno guerra con le relative squadre. E già qui incomincia a formarsi ancora di più la questione della ribellione. Ci sarà una ribellione, una fazione contro l'altra e ovviamente un altro gruppo di eroi che cercherà di fermare questa ribellione, ma ce ne saranno davvero davvero delle belle. Fortnite si prospetta ancora più strabiliante da giocare con la sua lore che ha dietro, perché comunque sia stanno facendo una sorta di lore, una sorta di storia da interpretare, da portare per coinvolgere un pochino tutti i giocatori. Scusate se biascico alcune volte, ma sono talmente euforico che ho scoperto queste cose e potrebbero essere vere che non ho potuto fare a meno di fare questo video e di portarvelo sul canale, quindi lo vedrete anche un pochino tardi questa sera. Ma proseguiamo, non è finita qui. Questo post continua. Pinnacoli verrà completamente ricostruita, o meglio, pian piano verrà ricostruita. Putrido Pantano potrebbe venir distrutto dal Leviatano, una qualsiasi cosa, un'esplosione con una sorta di energia potenziale, e magazzino Muffito viene pian piano ricostruito e verrà costruito sopra un altro edificio. Mancano ancora degli ultimi cose da far sapere, ma si prospetta davvero davvero spettacolare. Un'altra cosa dovrebbe essere implementata nella stagione 5. Ebbene, avete presente l'attacco aereo di PUBG? Underground Play Battleground, quello lì insomma, dove quel puntino rosso, da quello che so, definisce un attacco aereo specifico solo in quella zona? Ebbene, dovrebbero mettere una cosa del genere anche su Fortnite. E sinceramente la trovo una cosa epica, perché in più bisogna dover scappare da quella zona lì. E il post dice ancora che
quella zona rossa dovrebbe essere decisa da alcuni giocatori. Quindi stiamo a vedere che cosa succede. La stagione 5 continua anche e a tema storico. A tema storico significa che egizi, romani, babilonesi, eccetera, 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 eccetera. E l'ultima skin del livello 100 potrebbe essere The Flying Dutchman, o meglio, l'olandese volante. Avete presente quelle di Pirati dei Caraibi, quello con tutte le barbe in quel modo? Ecco, forse se tutto andrà bene e se decideranno di mantenere tutte le cose così, e queste cose sono vere, se ne vedranno davvero, davvero delle belle. Ma immaginate mentre scendi con qualcosa in paracadute con l'olandese volante, è fantastico, ragazzi, fantastico. E in più, in aggiunta, vi ricordo che sono state e verranno aggiunte nuove armi e nuove trappole soprattutto. Ci sarà una trappola che è particolare, l'ho letta e ho detto no, è fantastica. Una trappola che se piazzata farà sbalzare il giocatore in alto e probabilmente morirà da danno alla caduta. La slurp verrà tolta, verrà eliminata e verrà messo al posto un dark burger. Non so, forse avete visto qualche post in giro. Si può mangiare un panino finalmente. Vado a McDonald's, vado là a Burger Town e prendo un panino subito diretto. Questi leaks, che possono essere veri o che si possono rivelare falsi, fa piacere a tutti noi portare questo genere di argomento perché affascina parecchio. La stagione 5, si parla già della stagione 5, da qualche spoiler, da qualche cosa nascosta, e questo suscita un po' nello spettatore un pochino di curiosità. Questa è stata la mia reazione, quello che potrebbe essere il pass battaglia numero 5 della stagione 5. Sicuramente avrà pensato altre persone quello che sto dicendo, anche perché il link si trova dappertutto, ma voglio sapere anche da parte vostra cosa ne pensate. Quindi qua sotto dagli quei commenti, ditemi che cosa potrebbe cambiare, che cosa potrebbe essere vero, cosa potrebbe essere falso. Mi raccomando, fatemelo sapere, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Qui da Sanji è tutto, noi ci vediamo domani con solito video e forse con altre novità su Fortnite. Salut l'équipe!